Buonasera amici e amiche di Nova News 24, le parole di Daniele Dal Moro contro Alfonso Signorini, una lite a distanza veramente brutta e offensiva, pelato, infame. Daniele Dal Moro un po' di ore fa ha scritto su Twitter un'offesa proprio rivolta al conduttore del GF, a una persona priva di capelli, così si è proprio lui espresso, pelato, infame. I suoi follower hanno dedotto che la persona incriminata sia Alfonso Signorini. Qualcuno però ha dei dubbi. Ieri però il conduttore nel salotto di Silvia Toffanin ha chiesto scusa ai telespettatori per aver mandato in onda la settima edizione del Grande Fratello VIP, che non è piaciuta affatto né a Pier Silvio Berlusconi né tantomeno al conduttore, che lo ha chiaramente detto e sottolineato. Le critiche dell'anno scorso erano fondate, purtroppo abbiamo sbagliato il cast, ha detto lui chiaramente. E insomma, un'affermazione del genere da parte del conduttore di un programma come il Grande Fratello è veramente pesante. Anche io mi ero innamorato di persone che nel corso del programma mi hanno deluso, queste le parole di Signorini, e devo confessarvi che questo disagio l'ho vissuto anche durante le dirette. Sono arrivato a dire in diretta risultati respingenti che quando vi guardo cambio canale. Un conduttore che dice una cosa del genere è veramente assurdo. Però era quello che pensavo, che l'azienda ha esposto le sue perplessità, erano critiche giuste. Si è dato troppo spago alla volgarità espressiva e negli atteggiamenti, questa è stata colpa nostra. Ci metto tutta la faccia, mi scuso, occorreva prendere le distanze da tutto questo. Queste le parole ovviamente di Alfonso Signorini. Le parole ovviamente hanno tuonato nella testa degli ex GFini e proprio le parole di Daniele Dal Moro vengono attribuite a quello che ha detto Alfonso Signorini. Ovviamente una reazione che probabilmente ci sarà stata. Ma attenzione amici di Nova News 24, vogliamo sapere cosa ne pensate voi. Se davvero la reazione di Daniele Dal Moro dipende da quello che ha detto Alfonso Signorini, intanto se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.